Siamo a Salone del Libro 2022 con Davide Penna, che è autore di questo libro che ha un titolo intrigante, La notte dimenticata. È un sottotitolo che dice Vegliare con Gesù arrestato. Davide Penna insegna filosofia e storia in un liceo classico a Genova, che è la sua città. Collabora con alcune riviste culturali come Nipoti di Mariteng, anche con la rivista di Città Nuova. Si occupa di temi filosofici, storici, teologici, insomma, è una bella mente che ha deciso di dedicarsi però a un tema particolare, perché questa notte di cui il libro tratta è la notte di Gesù nel Getsemani. Perché la chiamiamo la notte dimenticata? Sì, caro saluto a tutti. Ma la notte dimenticata perché nasce da una curiosità che ho notato nell'approfondimento e nello studio di questi testi, e cioè che appunto nel Venerdì Santo, a un certo punto, il racconto dei Vangeli è come se si spezzasse, si interrompesse, perché dopo il racconto dell'ultima cena, dopo il racconto dell'agonia di Cristo nel Getsemani, dopo il processo presso le autorità di Gerusalemme, a un certo punto c'è un silenzio interrotto da questo "al mattino lo portarono presso Pilato". Allora, mentre stavo studiando, diciamo, teologia e filosofia all'Istituto Universitario Sofia, dovevo affrontare lo studio dei Vangeli e nell'approfondimento notai questo silenzio in cui, probabilmente per qualche minuto, per qualche ora, chissà, i Vangeli non raccontano cosa è successo a Gesù. E allora lo notai e insieme ai professori che facevano questo esame, insomma, ci interrogammo un po' su questo silenzio delle fonti e notammo come, benché quella notte sia così importante per la cristianità, ma in realtà non solo, perché è un po' una delle notti fondamentali della cultura occidentale, allo stesso tempo è dimenticata perché non ci viene raccontato nulla di quegli minuti e di quelle ore. E allora ho provato a fare un po' questo esercizio di riflessione su questi minuti dimenticati. Infatti la prima parte del volume è un approfondimento su cosa emerge nei quattro Vangeli rispetto appunto a questo tema. E sono proprio quattro capitoli, si parte con Marco, si continua con Matteo, insomma seguendo la sequenza classica dei Vangeli nella Sacra Scrittura. E per ciascuno di questi quattro Vangeli evidentemente Davide Penna ha cercato di mettere in luce degli aspetti particolari. Ce li vuole riassumere brevemente? Beh sì, ho cominciato col Vangelo di Marco, che come è noto è un po' il Vangelo più antico e forse un po' una delle fonti degli altri Vangeli, e il Vangelo di Marco mi ha sempre affascinato perché la sua caratteristica è quella di essere molto fedele ai dati crudi e reali di quello che accadde. Non c'è alcuna volontà di glorificare Gesù, diciamo così, è molto aderente alla realtà e quindi così permette di entrare con un corpo a corpo con la vicenda di Cristo. Poi c'è il Vangelo di Matteo che riprende molto da Marco. Marco è una delle fonti di Matteo. In antichità si credeva che fosse più antico Matteo, in realtà non è così. Matteo che probabilmente era uno scriba convertito, perché leggendo il testo Matteo non si sofferma mai sugli scribi, che pure furono degli avversari di Gesù. E allora diciamo ci dà più il punto di vista del giudeo convertito. E poi c'è Luca che invece probabilmente questo medico greco amico di Paolo, quindi ci dà il punto di vista di una persona acculturata, ma ci dà anche diciamo l'immagine di Gesù come un esempio da seguire, quindi diciamo che alcuni aspetti che invece Marco aveva sottolineato più legati alla difficile prova che Gesù ha vissuto, Luca li legge alla luce dell'esempio che Gesù può dare ai cristiani che vogliono seguire il suo esempio. E poi vabbè c'è il Vangelo di Giovanni che come sappiamo è il Vangelo forse più teologico, un po' più tardo, e quindi ci dà il punto di vista del greco che ha già conosciuto una forma di teologia, se vogliamo, di Gesù, e ci dà il Vangelo della gloria, come si dice, e quindi ci dà un punto di vista ancora più dall'alto, possiamo dire così, teologico. Se posso interpretare, mi sembra che questa prima parte sia una specie di introduzione
alla figura di Gesù, appunto secondo la prospettiva dei quattro evangelisti, perché in tutti e quattro i casi ovviamente ci si ferma di fronte alla soglia di cui Davide parlava prima, cioè appunto questi minuti sconosciuti, queste ore di cui non si parla, in cui è possibile però provare a immaginare che cosa Gesù abbia vissuto. E qui si entra nella seconda parte, dove che è più breve, ma è sicuramente intensa, anche perché Davide Penna ha immaginato che in questa notte si sviluppasse un dialogo tra due realtà, chiamiamole così, una che ha chiamato desiderio profondo e che viene abbreviato come DP nel dialogo che segue, e l'altro che è appunto Gesù arrestato, GA. Perché immaginare questo dialogo e come si sviluppa? Sì, beh, appunto, la prima parte sui Vangeli vuole un po' accompagnare, no? A introdurre, far conoscere una vicenda che spesso magari riteniamo di conoscere, ma in realtà non conosciamo direttamente. E la seconda parte è un po' il cuore ed è stata anche il nucleo iniziale del libro. Ho voluto provare a immaginare un dialogo tra un desiderio profondo, perché incontrare Cristo arrestato, cioè nel momento più drammatico della sua vicenda, l'ho voluto un po' immaginarlo come se fosse l'incontro tra il desiderio della cultura che ci ha accompagnato fino ad oggi e appunto Cristo arrestato, perché forse sono alcune delle ore, dei minuti centrali appunto della storia della nostra cultura. E allora ho provato un po' a immaginare cosa poteva dire Cristo in quei minuti, in quelle ore, a qualcuno che banalmente potevo essere io, ciascuno di noi, che lo incontra in quelle ore così decisive, così drammatiche. Tra l'altro mi è stato detto, io purtroppo non sono mai stato in Terra Santa, però mi è stato detto che in Terra Santa c'è anche il luogo dove probabilmente, ed è oggetto delle visite dei pellegrini, dove probabilmente fu detenuto Gesù proprio in quei minuti, in quelle ore, che è un antro molto stretto che scende nel profondo. E quindi ecco, ho provato a immaginare un dialogo tra Gesù in quei minuti e il desiderio profondo di incontrarlo. L'elaborazione del libro di Davide Penna si conclude con una postilla, e la postilla è filosofica, o meglio sono tre postille filosofiche. Pensare con Gesù arrestato è il tentativo di entrare in una verità antropologica e filosofica di quello che svela Gesù dell'essere umano? Sì, 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 è corretto quello che dici, possiamo intenderlo anche così. Diciamo che dopo una parte di conoscenza di Gesù, cioè quella relativa ai Vangeli, una parte di dialogo, contemplazione, c'è anche la parte invece di pensiero, in cui la scommessa è che quei minuti contemplati possano dire qualche cosa anche appunto a chi si sforza di pensare. E ovviamente non è un trattato filosofico, non ha quel tipo di pretesa, ma è un invito alla riflessione che si incentra su tre temi che mi sembra parlino un po' alla vita di ciascuno, cioè la verità, l'amore e la libertà, che evidentemente nella vicenda di Gesù sono profondamente intrecciati. Allora, cosa dice Gesù arrestato a proposito della libertà, che è un tema che oggi, ovviamente, ma non oggi, da ormai un secolo possiamo dire così, è al centro di molti dibattiti, che cos'è l'amore e che cos'è la verità. Ecco, la scommessa è che la vicenda di Gesù e Gesù arrestato possa dire qualche cosa anche all'uomo di oggi, in particolare in quei temi. Grazie Davide. Il volume ha la prefazione di Piero Coda, che è un noto teologo italiano, quindi diciamo che è un imprimatur prestigioso che testimonia anche della serietà della ricerca che Davide Penna ha condotto in questo volume, pur se con la capacità di mantenere un linguaggio accessibile a tutti, per cui si tratta sicuramente di una lettura che possiamo consigliare a chiunque di noi voglia provare a mettersi negli stessi panni che Davide Penna ha rivestito, provando a immaginarsi nella compagnia di Gesù, no? Perché il sottotitolo infatti dice proprio vegliare con Gesù arrestato, quindi è proprio l'invito a immergersi quasi esistenzialmente dentro questa avventura
umana e drammatica che è allo stesso tempo divina e cosmologica. Grazie Davide Penna e buona lettura a tutti.